volevo soprattutto ridisegnare quelle maniglie vecchie, molto curvate, così sinuose. E poi il tempo passava, non lo so, io ho visto questo concorso appena hanno posto al sito di Design Boom, poi subito iscritto, eccetera. Però passava il tempo, perché non veniva soprattutto da cosa prendo ispirazione, soprattutto per fa diventare una maniglia proprio. E poi guardavo fuori dalla finestra, così come ora, qui dice finestra, e poi ovviamente qui ci sono le cigne, però anche sono anche passerotti così. E poi fuori dalla finestra io ce l'avevo una terrazzina, e poi dove buttavo briciole del pane, cioè, allora venivano. E poi in un'altra parte io vedevo questa porta. E poi pensavo davanti al foglio, poi così schizzavo qualche forma sinuosa, così sempre facevo mille linee così, e poi guardando fuori è venuto, sembra fosse una coda dell'uccello proprio. Allora mi è venuta, ah, carino questa idea, uccello che sta lì, che entra dentro, perché era finestra aperta, e poi si appoggia sopra la maniglia della porta per come se ti invitasse a uscire. Ma che fai lì? Così. E allora è così che è venuto l'ispirazione, l'idea di fare una maniglia a forma di...